Andrea Socrati, che è venuto da Ancona, dal Museo Omero, il Museo Nazionale Statale Tattile, l'unico, ce lo dirà lui, unico a che livello, e lo accogliamo con grande interesse perché l'esempio del museo di Ancona è assolutamente rilevante a livello mondiale. Sono indeciso se chiedergli come si passa dal DAMS di Bologna Arti Visive all'accessibilità nelle disabilità sensoriali, oppure se chiedergli cos'è il museo Ancona e che cosa rappresenta, oppure tutte le due domande insieme. Andrea Socrati. Bene, intanto grazie dell'invito. Rispondo adesso brevemente chiaramente alle due domande. Prima dico che ho una USB con una PowerPoint con delle immagini sul Museo Omero, quindi se volete può essere inserito, io le commenterò. E poi se fosse possibile mi piacerebbe collegarsi con la home page, con il sito web del Museo Omero, in modo tale che mi facilita un pochino la spiegazione di alcuni concetti che vi voglio far passare. Andiamo per concetti. Intanto il fatto che io sia specializzato in arti visive è motivo per il presidente di Aldo Grassini, da motivo al presidente Aldo Grassini del Museo Omero di dirmi che io sono sempre fuori posto al Museo Omero. Quindi, tant'è che ha scritto addirittura un testo sull'estetica della tattilità in cui si domanda, poi il sottotitolo è: ma esistono le arti visive? Quindi questa insomma è una bella domanda da porsi. Oh, poi anche per così, poi io sono un po' discolo quando inizio a parlare, tu mi riporterai sulla retta via, anche per assicurarci che i nostri graditi ospiti non stiano dormendo, perché lì nel buio, nella penombra magari ci si addormenta, magari li coinvolgo per far passare uno dei primi concetti a cui tengo in modo particolare, che è quello proprio del concetto della disabilità, perché noi stiamo parlando della disabilità, ma forse non so se tutti abbiamo le idee chiare, per cui vi chiedo con quanti termini noi ci riferiamo al tema della disabilità. Chi me li sa dire? Oh, la domanda non è difficile, poi non mettiamo voti, eh? La disabilità è uno, poi è venuto fuori un'altra parola, handicap, poi non vi viene in mente nient'altro? Diversamente abile, che è un po', come dire, una piccola pillola dolce, no? Per cercare. Minorato, esattamente. E poi quante ce ne sono di questi termini? No? Bisognerebbe fare un po' d'ordine. Chi ci ha pensato a fare ordine è stata l'Organizzazione Mondiale della Sanità, già negli anni '80. Allora c'è la menomazione, che chiaramente è in cui sinonimo può essere anche deficit, per esempio, oppure minorazione, vedete già quanti termini saltano fuori. E che cos'è appunto la minorazione, il deficit o la menomazione? È la mancanza appunto di qualche cosa, per cui io posso avere una minorazione di tipo visivo, posso avere una minorazione di tipo motorio, oppure cognitivo o intellettivo, come si usa dire, va bene? Questo è il concetto di menomazione. Dopodiché, avendo una menomazione, si dà adito a una disabilità, ok? Quindi io non sono in grado di fare qualcosa. Che ne so, se io ho una menomazione motoria, non posso magari camminare con le mie gambe e quindi sono costretto all'uso della carrozza. Se ho una menomazione visiva, ovviamente posso accedere a determinati contenuti di determinati musei, d'accordo? E questo è forse l'esempio più calzante che possiamo fare oggi. Ora, la disabilità è una conseguenza della menomazione. E ora arriviamo all'handicap, alla parola handicap. Allora, che cos'è l'handicap? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che l'handicap non c'entra né con la menomazione né con la disabilità. L'handicap è una conseguenza dell'ambiente in cui ci troviamo a vivere. Per cui, se qui fosse stato presente il professor Vescovo e magari doveva fare la sua relazione dal palco, se qui non ci fosse stata, e non lo so se c'è, una pedana per salire,
e quindi lui non avrebbe avuto la possibilità di salire sul palco. In quel momento subentrava l'handicap. Se io sono una persona non vedente e vado al museo di Cagliari archeologico, ci sono tante bellissime cose, e non posso vedere nulla, e quando parlo di persona non vedente, vedere è sinonimo di toccare, in quel momento io divento una, quella persona cieca diventa una persona handicappata, siamo d'accordo? Quindi vedete che è la società, è l'ambiente che si deve preoccupare di evitare l'handicap, perché non è insito nella persona, e questo era il primo concetto che volevo far passare. Il secondo concetto è questo, il professor Vescovo diceva chiaramente che non ci sono delle regole valide per tutti per rendere accessibile un museo, ed è vero, però per quanto riguarda la disabilità visiva qualcosina possiamo provare a dire. Ci sono tre condizioni fondamentali per considerare, diciamo, un museo accessibile, due delle quali vanno bene per tutti e sono avere del personale formato, quindi che abbia fatto dei piccoli, anche piccoli corsi di formazione sulla disabilità, va bene, e quindi sappia accogliere queste persone. E come seconda condizione, che va bene per tutti, uno o più referenti che siano ben a conoscenza di che cosa quel museo o quel luogo della cultura offre alle persone con disabilità in generale. Questo perché? Perché questa persona deve essere facilmente contattabile quando la persona con disabilità organizza la sua bella visita a quel museo, perché è l'unico e più attendibile modo per sapere effettivamente quale sarà la mia esperienza in quel museo. Più del sito internet, più di qualsiasi altra cosa, perché poi è vero, esiste il sito internet, esistono le app e tante altre cose, ma poi bisogna aggiornarle queste cose. Spesso succede che viene fatto il prodotto e poi andiamo nel museo e quel prodotto magari non funziona. Abbiamo avuto un esempio oggi, oppure rimane lì da giorni e non è appunto aggiornato sullo status quo ultimo, va bene? Quindi avere un referente in questo senso diventa imprescindibile. Terza condizione sine qua non per un museo accessibile alle persone non vedenti, ed è questa proprio la condizione importantissima, è il poter fare un'esperienza concreta. Che cosa significa? Significa poter toccare delle opere, dei reperti che sono in quel museo. Queste sono le condizioni imprescindibili. Infatti stavo per dire questo. Prima però volevo chiedervi di immedesimarvi un attimo in una persona che va al museo. Pensate voi stessi che andate a visitare il vostro museo archeologico, la Pinacoteca, e all'ingresso, invece di darvi il bel biglietto per entrare, vi danno una benda, vi bendano e poi vi portano a spasso per il museo e vi raccontano un po' di cose. Voi sareste soddisfatti? Credo di no. Questo è quello che succede sostanzialmente ancora e purtroppo nella stragrande maggioranza dei musei, ma non solo in Italia, anzi in Italia forse siamo anche abbastanza avanti. E per cui è questo l'aspetto su cui dobbiamo puntare, è quella che dobbiamo considerare un po' una rivoluzione davvero culturale. Come c'è il PEBA per le barriere architettoniche, ci deve essere un piano affinché ogni curatore di museo si debba obbligatoriamente porre la domanda: che cosa del mio museo posso far toccare alle persone non vedenti? Bisogna porsela questa domanda, perché non tutto è soggetto al fatidico vietato toccare, d'accordo? Il vietato toccare spesso è per partito preso, sta lì perché ormai si usa così, e questo non va bene assolutamente. Quindi bisogna partire da questo, scardinare il vietato toccare. E allora, se devo darti una definizione del museo Omero, può essere questa: è un luogo della cultura che ha intrapreso un cammino verso la realizzazione di un museo per tutti, senza barriere, dove c'è un unico divieto, che è quello del vietato non toccare.
Ecco, quindi questa è la definizione che mi piace dare. Perché dico in cammino? Perché la perfezione chiaramente in queste cose non esiste, non esisterà mai praticamente. Però bisogna assolutamente intraprendere questo cammino. Il Museo Mero l'ha fatto. E allora che cosa c'è in questo museo? Non so se alcuni di voi hanno avuto l'occasione di visitarlo. Ci sono degli oggetti riprodotti, di sculture, di statue importanti della storia dell'arte, che possono appunto essere naturalmente toccate da tutti, e ci sono delle opere originali di sculture contemporanee, quindi originali, ripeto, e anche quelle possono essere toccate da tutti, e sottolineo da tutti. Poi ci sono dei plastici che riproducono dei beni architettonici importanti come il Partenone, il Pantheon, la Basilica di San Pietro, eccetera, e anche quelli utilissimi per le persone non vedenti, ma non solo, per conoscere queste famose architetture. E infine c'è anche una sezione di archeologia con tutti i reperti originali, anche lì tutto è toccabile, assolutamente toccabile. Ecco, quindi questo concretamente è quello che è il Museo Mero. Ti aggiungo una domanda sempre sul Museo Mero: se vi colpisce di più a volte lo stupore delle persone vedenti che si accorgono di aver potenziato la loro visita, o invece l'arricchimento che ricevono le persone non vedenti dal fatto di poter usufruire di un percorso totalmente dedicato al tatto? Beh, direi che sono due piani che vanno insieme, sono paralleli, insomma. Chiaramente uno si potrebbe anche chiedere: ma c'è bisogno di altri musei tattili? Beh, se l'accessibilità funzionasse probabilmente no, anche se un aspetto importante il museo tattile ce l'ha, cioè quello di raggruppare in un unico luogo delle opere d'arte che altrimenti per visitarle e vederle bisognerebbe girare mezzo mondo, no? Quindi è un po' un manuale di storia dell'arte. Però il fatto importante appunto è che si possano toccare, ripeto, per cui se la Nica di Samotracia si potesse toccare al Louvre, chiaramente un non vedente preferirebbe andare al Louvre a vederla, no? La Nica di Samotracia, piuttosto che vederne una copia anche ben fatta al Museo Mero, d'accordo? Quindi io ribadisco questo concetto, bisogna assolutamente mettersi nell'ottica di far toccare quando è possibile le opere. E poi qui c'è l'arricchimento è questo, che se una persona non vedente ha delle emozioni estetiche toccando delle opere d'arte, perché il vedente non può averle lo stesso? Anzi, arricchirebbe la sua esperienza estetica. Talvolta siamo anche portati noi a toccare anche di nascosto, no? Un oggetto, siamo un po' attirati dal toccare gli oggetti. D'altronde il tatto è il primo senso che si sviluppa, no? Proprio quello che sviluppiamo già nel grembo materno. Le prime esperienze sono tutte tattili. E poi è chiaro, come diceva Rudolf Arnheim, il bambino scopre presto che il mondo è fatto di cose da non toccare, ma questo è appunto un fatto culturale, purtroppo, che nei musei è molto deleterio. Ecco, in questo ambito, quindi, la formazione, secondo voi, nella vostra esperienza, è sicuramente molto importante, perché fate molta formazione, sia pratica e tecnica, sia anche nella mentalità, cioè quel superare il abbiamo sempre fatto così, non abbiamo mai fatto toccare, invece in realtà si scopre che quell'opera si sarebbe potuta far toccare, o almeno in un numero limitato di casi, come può succedere a volte in un museo. Ecco, su questo, sulla formazione, che cosa ci puoi fornire di utile in questo contesto? Il Museo Mero fa 365 giorni l'anno ricerca su queste tematiche, per cui è doveroso restituire, insomma, i risultati di questa ricerca agli operatori, quindi operatori museali, docenti, insegnanti, educatori, e guide turistiche, chiunque abbia a che fare, insomma, con la disabilità, e restituire questi risultati della ricerca. Proprio la prossima settimana ci sarà un corso di formazione che facciamo ogni anno, un corso base, e sono due giornate dedicate alla disabilità visiva e una giornata dedicata alla disabilità uditiva. Quindi la formazione è assolutamente fondamentale. Poi rispetto alle cose da toccare o non da toccare, proprio nel corso di formazione viene ribadita questa cosa, che non tutti gli oggetti sono uguali. Ci possono essere oggetti che possono essere toccati da tutti, quindi perché evitare l'esperienza anche ai vedenti di entrare in intimità, se posso dire così, con l'oggetto d'arte o il bene culturale? E questa è una prima ipotesi. Poi ci sono oggetti che magari per la loro delicatezza possono essere toccate solo dalle persone non vedenti, e va bene, e magari a mani nude.
ci sono oggetti che possono essere toccati solo dalle persone non vedenti, magari con i guanti, e va bene anche questo. O addirittura noi abbiamo usato, stiamo usando al museo un altro sistema, che è quello della mucchina, che lavandosi le mani con la mucchina le isoliamo per un periodo di tempo, quindi non lascia assolutamente nessuna traccia di grasso, insomma di unto delle mani. E ancora ci sono degli oggetti che non possono essere toccati da nessuno, e va bene, alziamo le mani, tutti vogliamo mandare i posteri, i beni culturali, per cui se c'è un minimo rischio che toccare un oggetto questo si rovini, è chiaro che l'oggetto non si tocca. Allora in questo caso subentra l'utilità della copia, subentra l'utilità della riproduzione, ma in questi casi non dobbiamo pensare di fare un museo tutto di riproduzioni, assolutamente, questo è un rischio, dicevo anche stamattina, è un rischio di far fare alla persona non vedente un'esperienza finta, un'esperienza di plastica praticamente, è come se noi vedenti andassimo su internet e avessimo la possibilità di visitare un museo in tre dimensioni, magari tutto bello eccetera, però è una cosa finta. Magari questo succederà così, che i musei chiuderanno, così risparmiano anche soldi, i beni culturali si conservano senza problemi, chi vuole fare l'esperienza del museo va sulla realtà virtuale, magari anche in 3D, ci entra dentro, no? E vede tutte queste bellezze, e questo è quello che fa il non vedente quando va in un museo e ci sono tutte opere riprodotte. Non ha senso, dicevo addirittura stamattina che allora gliele spediamo a casa, non si muove nemmeno da lì. Certo, poi qualcuno dice fa l'esperienza condivisa, ho capito, ma è sempre un'esperienza un po' finta, d'accordo? È un po' un contentino, se possiamo dire così. Allora se dobbiamo essere tutti sullo stesso piano, dobbiamo essere tutti sullo stesso piano. Per cui se al Museo di Cagliari ci sono quei bei giganti di pietra, perché uno di questi, quello meglio conservato, cioè non può essere toccato da una persona non vedente? Che bella esperienza sarebbe per lui poterlo conoscere davvero in quel modo? Ecco, questa è una domanda che lascio così in sospeso. C'è qualcuno che può rispondere dalle persone che interverranno dopo, e ho visto inorridire alcune, una in particolare la direttrice della Pinacoteca, quando ha detto chiuderanno i musei, verranno visti solo virtualmente, e poi le daremo la parola dopo. Esatto. Ma in che modo le tecnologie, secondo te, evitando ovviamente l'eccesso e l'abuso di tecnologie, ma come possono affiancarsi in maniera utile e produttiva a tutto ciò che invece è meno tecnologico ma è altrettanto ricco? Io ho paura della tecnologia, perché la tecnologia fa fare tanti passi avanti, ma è anche essa stessa una barriera se usata male, per cui bisogna andarci molto cauti. Ad esempio l'internet, il sito web è la prima cosa che adesso si visita di un museo. Se quel sito web non è accessibile, diventa ovviamente una barriera. Per questo dicevo prima del sito web del Museo Mero, non so se può essere visitato, lì abbiamo la possibilità di personalizzare il sito, scegliendo la grandezza del carattere, il colore del carattere, il colore dello sfondo, e non solo. Per chi? Perché non tutti hanno la possibilità o la capacità, noi siamo un paese di anziani, molti di loro non sanno usare la tecnologia, internet, eccetera. E allora che cosa succede? Per far navigare il sito internet del museo c'è un numero telefonico, forse questo è l'unico museo che ha un numero telefonico per navigare il sito internet, tra l'altro il numero verde, che consente di attraverso appunto il vocale o i tasti del telefono di navigare il sito come se lo avessimo in mano un mouse sostanzialmente, va bene? Ecco, quindi la tecnologia fa fare tanti passi avanti, ma bisogna stare molto attenti a come la si usa. L'accessibilità al museo è su due piani sostanzialmente, uno è quello della collezione, l'abbiamo detto, quindi l'opera in se stessa, l'altro piano è la comunicazione che parte dal sito internet, parte dalle informazioni sulle opere, e quindi è bene che la tecnologia sia accessibile anche in questo senso alle persone non vedenti in maniera facile, per avere delle informazioni su quell'opera che sta magari toccando, d'accordo? E anche lì, ripeto, le soluzioni sono tante, c'è chi ha inventato un anello con un'antenna che passando sull'opera immediatamente riceve delle informazioni, c'è adesso il grafene che è un altro sistema per fare in modo di ricevere informazioni al contatto, insomma le possibilità sono tante, però bisogna sempre quando le andiamo
a utilizzare, non pensare all'effetto speciale o di sorpresa che dobbiamo destare, ma alla vera funzionalità e utilità per tutti che queste tecnologie devono avere. Adesso aiuta il collega ad accedere alla tua pennina. Ah, ok. Sì, è questo, puoi anche scorrere velocemente se vuoi. Eccolo, intanto questo è la mole vanvitelliana, che è una struttura pentagonale, lo dico anche a beneficio dei nostri amici non vedenti, è una struttura pentagonale che sta sul mare ad Ancona ed era l'ex lazzaretto per ospitare appunto merci e persone che arrivavano dal mare, e adesso è il polo culturale della città, quindi in uno di questi lati del pentagono è ospitato il Museo Mero. Prego, possiamo andare avanti. Questa è la riproduzione della mole vanvitelliana attraverso un plastico che diventa fondamentale per far capire alla persona non vedente il luogo in cui si trova e anche per farlo orientare. Prego. Ecco, qui siamo dentro una sala e potete vedere sia Aldo Grassini che la moglie Daniela Botteghoni, che sono gli ideatori del Museo Mero. E questa è la sala del Rinascimento, dove sono presenti diverse opere michelangelesche, come potete vedere sullo sfondo, e un bellissimo plastico della Basilica di San Pietro. Questo è l'ingresso attuale appunto del Museo Mero. Questo è il modellino del Partenone ed è anche scomponibile perché è molto grande e quindi per facilitarne l'esplorazione tattile si può aprire e scomporre. Prego. Ecco, qui lo vedete aperto e si possono quindi esplorare anche le celle interne della struttura. Questo è il Pantheon. Ecco, qui c'è un'immagine suggestiva di questa è la cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze, la cupola brunelleschiana. Prego. Ecco qui un momento dell'esplorazione di quella cupola. Questa è la cattedrale di Ancona e vedete che da un lato è aperta e dall'altro è completa, perché essendo simmetrica quindi il non vedente può facilmente ricostruirsi l'oggetto per intero e allo stesso tempo può visitarne l'interno. Piazza dei Miracoli a Pisa con la famosa torre pendente. Prego. Di nuovo una veduta d'insieme della sala del Rinascimento. Qui vedete c'è il Davide, che purtroppo non possiamo avere a dimensioni reali perché sapete che è alto 5 metri, quindi sarebbe un po' difficile non solo farlo stare qui dentro, forse ci starebbe pure, ma forse dopo dovremmo far fare dei corsi di arrampicata ai non vedenti per farlo esplorare, quindi abbiamo una copia molto più piccola, mentre a dimensione originale abbiamo la testa del Davide per far capire appunto che colosso esso sia. Prego. Poi c'è il museo a dimensioni originali. Ecco, questo mi fa dire che comunque abbiamo il museo dei carrelli, questo è appunto uno strumento molto utile, su ruota, sono delle scale su ruota che si possono spostare, si avvicinano alle opere più grandi per far salire le persone e facilitargli l'esplorazione tattile. Questa è la Pietà di Michelangelo, bellissima, questa è l'esplorazione del David, ok? Questa è la sala greco-romana. Con altre immagini di statue suggestive, ecco, questa è una veduta di un altro spazio, qui trovate la Lupa Capitolina. Le opere sono quasi tutte in gesso, mentre le ultime sono in resina perché sono molto più resistenti, il Discobolo e altre opere del periodo greco, una serie di volti che servono anche a far capire un po' la mimica del volto di determinate emozioni alle persone non vedenti. Sopra vedete la Nica di Samotracia. E queste sono delle attività didattiche che vengono svolte appunto al museo, soprattutto con le scuole. E i maggiori frequentatori del Museo Mero sono i ragazzi delle scuole. E qui siamo nella sala di arte contemporanea, dove dicevo sono tutti originali e possono essere toccati. E qui davvero le mani, fra virgolette, godono, perché i materiali sono i più disparati, dai metalli alle terrecotte, pietre, legni, eccetera. E queste sono tutte immagini di visite anche con persone non vedenti. Questa è la riproduzione del Guernica, per passare alla pittura, insomma. Quindi anche la pittura può essere resa fruibile alle persone non vedenti attraverso una riproduzione in basso rilievo dell'opera stessa. Quindi la composizione, che è uno degli elementi fondamentali della pittura, poi chiaramente c'è anche la luce e il colore, ma quelli non li possiamo prendere in considerazione. Possiamo però prendere in considerazione la riproduzione della composizione che i non vedenti possono da soli appunto percepire.
Questo è sempre nella Sala dell'Arte Contemporanea, è un'opera molto grande di Michelangelo Pistoletto, esperienza a tutte le età, bendati con le persone vedenti, per scoprire, riscoprire il senso del tatto. Ha una serie di laboratori con i bambini nelle sale del museo, anche loro vengono bendati, fanno delle esperienze, abbiamo tanti laboratori di diverse tipologie. Ecco, e questo un po' appunto per farvi fare questa visita virtuale, insomma, abbiamo degli spazi di laboratorio dove tutte le attività sono multisensoriali, con tanti materiali, libri tattili che vengono realizzati, e sono tutte attività, e poi i nostri corsi di formazione, come vi dicevo, sono tutte attività che il museo porta avanti, insomma, ormai da tanto tempo, e sono quelle poi un po' il cuore del museo. Questi sono anche degli ospiti stranieri che abbiamo ai nostri corsi di formazione. Ecco, e poi le varie iniziative che il museo fa, tra cui la Biennale Arte Insieme, adesso non abbiamo tempo di parlarne, però se qualcuno fosse curioso di saperne di più può andare sul sito. Sul sito vi dico anche che potete trovare i contenuti, come si diceva, di altri musei, tutti disponibili, sono le descrizioni di quasi tutte le opere, a beneficio anche delle persone non vedenti. In alcune opere trovate anche dei video in LIS, che possono essere quindi viste direttamente lì dal sito. Quindi questo è un tentativo, naturalmente, come dicevo, di avvicinarci a quello che dovrebbe essere un museo per tutti. www.museoomero.it. Per quanto riguarda l'attività e le esperienze che vengono vissute, io ho un'ultima domanda che riguarda proprio le esperienze, che sono una delle motivazioni che hanno spinto anche a realizzare questo progetto, o meglio far partire questo progetto che andrà realizzato poi, come abbiamo detto, nei prossimi 30 mesi. Le esperienze costituiscono una delle nuove frontiere, ovviamente, della percezione a livello di beni culturali, ma come abbiamo scritto nel progetto, anche nell'esperienza del turismo, perché il turismo si trasforma sempre di più dall'esperienza del vedere all'esperienza del toccare, esperire, soprattutto avere delle emozioni. Riguardo alle emozioni, qual è un aneddoto che potresti raccontarci di vivo, che ci possa rimanere impresso e anche utile in quello che stiamo facendo? C'è un aneddoto che ci racconta una emozione provata e raccontata da qualcuno dei vostri visitatori o da voi stessi nell'assistere a qualche visita? Sì, prima di rispondere alla domanda volevo far riflettere sul fatto che quando parliamo di accessibilità del museale o del luogo della cultura parliamo di accessibilità anche dal punto di vista turistico, nel senso che dobbiamo pensare anche a tutte quelle strutture che fanno da contorno appunto a una città, penso agli hotel, agli alberghi, ai ristoranti. Dovrebbe essere una sinergia volta proprio a favorire questo turismo senza barriere, un turismo per tutti. Ci sono, pensate, non so quanti milioni di persone con disabilità in tutta Europa che vorrebbero viaggiare, spesso non ne hanno la possibilità perché magari il museo, magari trovano un museo accessibile, ma magari non trovano la struttura ricettiva o la possibilità di spostarsi, eccetera, e quindi devono rinunciare appunto alla loro visita turistica. Per cui la riflessione da fare è proprio che l'accessibilità va pensata a livello ambientale a 360 gradi, quindi non solo per il discorso del museo, del luogo della cultura. E penso che sia anche dal punto di vista economico una buona opportunità di investimento, perché, ripeto, le persone con disabilità sono tantissime nel mondo e molte vorrebbero ma non possono viaggiare. Poi di solito le persone con disabilità si spostano con la famiglia, si spostano in gruppo, e quindi sarebbe davvero un bel movimento. Chiudendo con gli aneddoti, naturalmente devo raccontare per forza quello di una signora romana che venne ormai diversi anni fa in visita al museo, e quando arrivò appunto alla Pietà di Michelangelo, appunto, insomma, esprimeva tutta la sua contentezza, la sua gioia per avere la possibilità di toccarla, perché ne aveva sempre sentito parlare, l'aveva letta, se vogliamo studiata, sui libri di scuola, ma chiaramente non aveva mai avuto la possibilità di vederla, e ripeto, vederla significa toccarla. E iniziò la sua esplorazione tattile e poco dopo si accasciò al suolo e scoppiò in un pianto dirotto, e lì rimanemmo davvero tutti
come dire, senza parole nel vedere appunto questa persona che chissà da quanto tempo agognava e sognava la possibilità di poter vedere direttamente un'opera che l'aveva probabilmente segnata nella sua crescita. Ecco, questo sicuramente è l'aneddoto più pregnante che posso portare. Grazie anche Andrea Socrati, come chi è intervenuto via Skype, con un applauso. Grazie, resta con noi.